quale quale con Ti lascerò, Anoxa e Fausto Leali. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi degli amori che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò vivere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Ti lascerò, deciderò per chi sarà il tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo, il suo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò. Lascerò gridare, ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò. Fausto è un galantuomo. Fausto Leali, grazie di essere con noi, eh. Rimani qua, vieni, vieni, vieni. Avviciniamoci, sentiamo i nostri giudici. Buonasera. Intanto, Fausto, dimmi cosa ne pensi di questa performance. Comandatevi qui. Lei è stata bravissima, ma si sente? Sì, sì. È uguale. Anche tu, proprio uguale a Fausto. Io sono Leali. Uguale, identico. Mi hanno truccato bene. Loretta. Beh, è stato bellissimo, una grande emozione. Fausto per me canta come sì, da sempre, nello stesso, cioè non sei troppo passa... gentile, grazie. No, non sono gentile, sono obiettiva, sono sincera e ti faccio i miei complimenti perché grazie. Hai una voce e una passione straordinaria. E Stefania ha fatto un gran lavoro, è difficilissimo fare Anna. È impossibile. In qualche punto ti sei un po' allontanata. Però onestamente nell'insieme sarà che insieme siete stati talmente forti che oramai è andata così. Cristiano. Beh, Anna Oxa ha una voce pazzesca, grande grinta. Grande determinazione in gola quando canta Locke, sembra di avere due campane. Io invece ho ascoltato nella mia amica Stefania due campanelli come quelli di casa mia. Ho capito. Però se suonano
Però suonano bene, insomma. Sì, suonano bene. Suonano bene. Giorgio. Ha stonato un pochettino, ma questo è per, tutto per donne. Ma io non capisco perché ce l'abbiano. Ma non posso dire la sono verità. Pareri, ragazzi, no, sono pareri, Cristiano. Sono pareri. Ma lui la fa bene, ma lui non quando la canta io. Non sbaglia una nota. No, io ho un orecchio pazzesco, lo vuoi capire o no? No, certo, anche allora, un ciuffo biondo. Voi fischiate pazzesco. Pure, ma a me non me ne frega niente. Di qua mi entra, di qua mi esce, tesoro. Bene. Giorgio. Però Cristiano si dovrebbe mettere una mano d'oro sul cuore ogni tanto, invece di essere sempre così cattivo. Non ce la può mettere perché c'ha la cosa carnivora. Ah, c'ha la tante volte la mano andasse a finire. Va bene, no, veramente. Io non ho sentito nessuna stonatura. No. Infatti, qualche difficoltà. Va bene, un po' l'emozione, le cose. Anche i denti, diciamolo. Si vede che c'hai i denti finti. Però Giorgio, andiamo da Giorgio. Cristiano ha questo orecchio assoluto, quindi è difficile che... Beh, lo puoi dire benissimo. No, è vero che gli scappi una cosa. Però devo dire, questo numero è fortemente evocativo, cioè ci ha riportato veramente là, in quella situazione. Lui che canta, lei che entra, e a me è andato bene così. Sentiamo Asia, Asia, sono curioso di sentire... Per me... Asia, siamo di qua. Ah, scusa, per me era uguale, scusa. Ciao Fausto. Ciao. Complimenti. Anche a te, grazie. Veramente, condoglianze di tu pure di questa voce bruttissima che hai. Mi hai tolto le corde vocali. Tra l'altro l'ha fatto mio padre, come mio padre mi ricorda tanto Anna con il collezionista di Oxa. È vero? Era del 74. Buono il cattivo, schifosissima. Bene, allora va bene, allora va bene. Vai. Accomodatevi pure. Dado Dio.